Ciao, ciao a tutti. Fa caldissimo, oggi fa caldissimo. Cioè, non è normale che stiamo al 5 ottobre e ci sono 30 gradi. Io stamattina mi sono fatta la piega, non ho niente più. Comunque, tutto bene, spero che state bene, ragazzi. Sto sempre nella mia cucina, sono andata a fare un po' di spesa stamattina. Oggi è 4 ottobre. Allora, vi faccio vedere cosa ho comprato. Allora, sono andata un attimo qui a Belvedere e ho preso il pane, 1,20 euro, pane morbido, e il pan tramezzino, questo di Roberto che costa 1 euro, ma è ottimo. E questo ho preso, due cose, poco e niente, infatti non ho preso neanche la busta. Poi mi sono fermata, sono andata un attimo a Bellizzi, mi sono fermata dal cinese e ho preso qualcosa di Halloween. Perché ogni anno ad Halloween faccio le buste per i bambini, per i nipotini. Credo che non lo guardano questo video, però se lo guardano sono solo le prime cose, poi devo aspettare che Lidl mette qualcosa. Ho preso le buste arancioni e ne ho prese 6 perché sono 6 nipoti e ne faccio una per ognuno. Poi ho preso 6 penne con la zucca. Sono troppo carine, hanno la zucchina sopra e poi si accendono. Si vede? Bellissimo, si illumina. Sono 6, una ciascuno. Ho preso gli adesivi che si attaccano alla finestra, una ciascuno, diciamo. Poi ho preso due spazzolini dal cinese che costavano pochissimo. E poi ho preso sei ragni da mettere, questi qua di vellutino, sembrano proprio veri, da mettere nelle buste. E dal cinese ho speso 17,98 euro. 17,98. Ok, togliamo da mezzo. Questo qua, quando escono le cose da Lidl, prepariamo le buste di Halloween per i bambini. Ok. Poi, quindi queste qua le mettiamo da parte. Per quando arriveranno le altre cose. Eccomi. Poi ho preso due o tre cose sono andata da Eurospin. Da Eurospin ho speso pochissimo, 7,90 euro. E ho comprato le patatine, una confezione da 6 classiche. Che l'altra volta, se vi ricordate, le ho comprate, sono buonissime. 1,69 euro. Poi ho preso l'insalata mista, sempre da Eurospin, scade il 12 ottobre, a voglia. Insalata mista, 1,99 euro. Poi ho comprato le tavolette per il WC. 1,09 euro, ce ne stanno due dentro. Poi ho comprato le gomme che sono proprio buone. Allora, confetti a menta 1,49 euro. E poi sono andata sempre dall'Eurospin, ho preso i panciottini 1,35 euro, sono quelli là a prosciutto, poi li vado a mettere subito nel congelatore. E poi, visto che mi sta finendo lo svelto, ho preso un pacco, una confezione gigante di svelto. Non l'ho mai preso all'Eurospin, ma sembra fatto bene. C'è scritto formula sgrassante. Ma quando l'ho pagato proprio poco, detersivo per i piatti 1,19 euro, però è grandissimo. Io credo che è buono di qualità. Ma. E all'Eurospin ho preso queste cose.
Eccomi, ho posato un attimo i panciottini, i sofficini nel congelatore. Poi sono andata un attimo alla Conad e ho fatto una spesa grande, poi, però non ve le posso far vedere quello che ho comprato. Sono delle cose che mi serviranno a fine mese, però ho trovato l'occasione e le ho comprate. Allora, al 365 ho comprato le carote. Allora, le carote, carote 1,38 euro. Bella confezione di carote. Poi ho preso il sapone per le mani, una ricarica a malizia, 1,78 euro. Poi ho preso il petto di tacchino che lo mangio adesso prima di andare al lavoro. Il petto di tacchino mi piace molto. Dove sta? Petto di tacchino, dove sei? Ah, Equilibrium petto, 1,98 euro. Poi ho comprato due panetti di burro della Selex. 1,10 euro, se le metto a mettere subito nel frigo. Poi ho comprato i panetti piccoli di Philadelphia, 2,30 euro. Ho preso uno shampoo da uomo, questo qua io uso Leather Shoulders Men, questo è per mio marito, 2,58 euro. Poi un deodorante uomo della Dove, Dove Deomen, 2,70 euro pure questo. Poi ho preso questo qua, sugo cacio e pepe. Non l'ho mai provato, della Sapori, Saper di Sapori, cacio e pepe. Non l'ho mai provato, però qualche sera che ti scocci, vuoi un piatto di pasta, lo fai. Poi ho preso lo shampoo per me antifolfora, questo qua, tutte e due sono uno a menta e uno a cedro. Quanto costano questi? Mamma, che caldo! Citrus 2,58 euro e mentolo 2,58 euro uguale. Poi ho comprato il coso della Finish per fare la pulizia della lavastoviglie al limone. Finish cura lavastoviglie, 3,98 euro. Ho preso una scamorzina, 2,24 euro, sempre buona tenerlo in frigo. Ho preso le perle da mettere in lavatrice della mamma che profumo che cacciano, Lenore Unstoppable, 3,98 euro. Una confezione di tarallucci, taralli all'olio d'oliva. E i taralli, dove stanno? Taralli 1 euro. Una confezione di formaggio grana, 1,89 euro. Tavolette per il PC del 365 che sono ottime, ce ne stanno 4 qua addirittura. Tavoletta 2,50 euro. E poi ogni volta che vado al 365 prendo una confezione mega di yogurt, quello è bianco, tanto scadono il 1° novembre, a voglia. E questo qua, quando scade, yogurt Müller bianco 3,40 euro. A posto, ragazzi, spero che vi è piaciuta la mia spesa. Anche a fine settembre ne ho fatta un'altra e il mio video mi è piaciuto tantissimo. Mangio una cosa veloce e poi vado al lavoro. Un bacio. È arrivato un pacco Temu. In questi giorni farò anche il video. Ciao.